Allora, arriva la prima sconfitta per le Fornamare Ponza, però almeno nel primo tempo Coppa qualcosa l'abbiamo fatta vedere. Sì, qualcosina, diciamo la reazione degli ultimi 5 minuti in cui stavamo perdendo 3-0 e siamo riusciti a creare due trame di gioco e fare due gol. Forse gli avversari già stavano negli spogliatoi, però noi ci abbiamo messo del nostro, come ci abbiamo messo del nostro purtroppo facendo tanti errori individuali e collettivi, quindi sia tattica individuale che tattica collettivi, e il risultato parla chiaro. Siamo demoralizzati perché soprattutto dopo una lunga trasferta, svegliandoci alle 4:30 del mattino, arrivare a Formia dopo 3 ore di nave, venire qui, però noi lo sappiamo, quindi parlando anche prima fuori qui col tecnico Marracino, è uno sport dove la testa fa tanto. Quindi dobbiamo lavorare soprattutto sul lato mentale, non dimenticando che è sempre un divertimento e al di là del risultato alla fine ci dobbiamo divertire tutto, quindi sotto almeno l'aspetto sportivo onoriamo sempre la maglia del Ponza. Coppa, dopo anni torna quindi il futsal nell'isola, si è lavorato tanto in questi anni, si è riuscito a rimettere su una decente squadra anche per non solo per divertirsi, dai. Sì, diciamo che magari in casa nostra, come quando noi veniamo in trasferta, il fattore campo farà sempre conterà molto. E magari anche in passato, poi del resto è difficile trovare la possibilità di portare via punti da Ponza. Sì, ma sì, ci sarà tanto da lavorare anche nelle nostre future partite in casa e magari oggi è stata ripresa la partita, così avremo modo di migliorare tutti gli errori commessi. Bene, grazie a Coppa delle Fornamare Ponza e ci trasferiamo invece a un altro protagonista, Bulboaga Bogdan. Tu ci torni nel futsal, quello veramente da competizione, tra l'altro qualche anno fa lo hai anche vinto con un'altra maglia, adesso ti ripresenti con una squadra denominata così la squadra dei rumeni, però è una squadra che dopo aver tanto primeggiato nei campionati amatoriali adesso si vuole mettere in evidenza anche nel campionato federale. Sì, certo, abbiamo parlato già dalla prima giornata che non abbiamo fatto molto bene, però sicuramente c'è il salto di qualità dalla Lega Amatoriale alla Serie D, c'è sta comunque una bella grande differenza, quindi tutto sommato noi ce la stiamo mettendo tutta, lavoriamo sempre molto di più e cercheremo di fare bene come insomma abbiamo fatto oggi. Lavoreremo e cerchiamo di stare al meglio. Allora, dopo esservi portati in vantaggio avete incrementato, vi siete portati sul 3-0, poi un calo forse mentale? Ci siamo distratti perché ormai era quasi finito il primo tempo, eravamo già nei spogliatoi e due azioni e due gol. Poi dopo nell'intervallo ci siamo ripresi, ci siamo risvegliati, strigliati a vicenda. Sì, e ci siamo dati una calmata soprattutto e abbiamo ricominciato a fare del bene come insomma abbiamo lavorato questa settimana. Cercheremo sempre di fare al nostro meglio. Grazie mille.